Mister, Natale giusti di ricentro, oggi questa perennata sarà anche la sfida tra le due difese meno battute del campionato insieme a quella del Bari. Si aspetta una gara bloccata in cui le difese prevarranno sugli attacchi o viceversa una gara aperta magari con diversi gol? Per la mia squadra spero che non ci siano diversi gol, almeno quelli al passivo. Ovviamente stiamo parlando di due difese, ma soprattutto di due squadre che fanno della fase difensiva un'arma non indifferente, soprattutto noi, mentre loro hanno anche da questo punto di vista un qualcosa in più in avanti, perché è la squadra che ha segnato più reti, e quindi ci sarà sicuramente per certi versi degli equilibri, ma dovremmo stare ovviamente oltremodo attenti, perché hanno dei giocatori a una fase realizzativa di un certo rispetto. Noi dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo fare. Veniamo da una partita dove ci ha visti protagonisti nella gestione della palla, dove avremmo meritato sicuramente i 3 punti contro un altro avversario di valore, ma questa partita è contro la prima della classe allo stato attuale, quindi da parte nostra ci sarà sicuramente una grande motivazione, come è giusto che sia in questi casi, però noi dobbiamo fare la partita a prescindere da chi c'è di fronte, con gli accorgimenti che serviranno, come immagino anche loro avranno preso alla stessa maniera, allo stesso modo degli accorgimenti, ma noi pensiamo a noi a fare la gara, ci sono gli ingredienti per vedere una gara, a mio avviso, di spettacolo, che a volte potrebbe essere anche bloccata perché il risultato conta parecchio. Mario Di Capo, Juve-Stabia Live, la Juve-Stabia sembra essere sempre più sicura nell'impostazione del gioco e nel dominare i match, come è successo sia con Catanzaro che con Foggia. Quanto rammarico c'è per le tante occasioni sprecate e proverà ad impostare la gara sempre nello stesso modo anche contro l'imbattibile Ternana del Corelli? Beh, noi abbiamo questa identità, non si può cambiare un'identità o un'impostazione di approcciare la gara in una settimana, al di là di chi sia l'avversario. Ormai credo che ogni squadra abbia raggiunto più o meno quello che pensavano di fare all'inizio dell'anno, e quando è stata costruita questa squadra, tra le tante, diciamo, volontà c'era anche quella di provare a creare esattamente queste trame di gioco e questa idea soprattutto di calcio, cioè provare a fare la partita, provare a fare tante occasioni di gol, mantenere il giusto equilibrio tra la fase difensiva e la fase offensiva. Siamo mancati nella fase realizzativa e quindi l'input è quello di migliorare negli ultimi 16 metri, che ovviamente non è un qualcosa di immediato e di semplice, però creare già i presupposti è già un buon punto di arrivo. C'è da migliorare tanto, ma l'identità di questa squadra è stata costruita con delle informazioni precise, condivise, e quindi allo stato attuale credo che stiamo rispecchiando quello che avevamo programmato a inizio stagione. Domenico Ferraro, Cazzettino Vesuviano, Gianluca Picella, Magazine Pragma, arriva la Ternana imbattuta in campionato da 10 mesi. Come si affronta la capolista ed eventualmente se la pressione psicologica di fare risultato potrebbe essere a sfavore del team Muro? Beh, in realtà la pressione di fare risultato credo che loro ormai l'abbiano abbondantemente superata. È la squadra che non ha mai perso e credo che certe cose gli vengano anche in maniera molto semplice e rilassata, anche perché hanno una condizione psicofisica di assoluto dominio su tutto il resto delle squadre del campionato, anche se nel girone di ritorno, anche se noi stiamo parlando ancora del girone d'andata, ma io la considero già girone di ritorno perché dopo le vacanze natalizie è ricominciato un altro campionato. Le cose possono cambiare, la nostra volontà, ripeto, al di là di chi sia l'avversario, deve rimanere la stessa, e noi abbiamo sempre giocato per il risultato e continueremo a farlo, perché la nostra intenzione è quella di migliorare il 10° posto, almeno nella nostra idea di staff tecnico e di squadra sicuramente c'è quella volontà di fare meglio del 10° posto, perché questa squadra deve ambire al di là
delle richieste che ci sono state fatte di un campionato dignitoso e credo che lo abbiamo sviluppato al meglio. Abbiamo dignitosamente rappresentato questa piazza, questa società e il lavoro che ci è stato affidato, ma la volontà mia e dello staff mio di lavoro, credo anche della società, anzi sono sicuro, è quella di migliorare questa attuale posizione di classifica. Quindi nel girone di ritorno l'ambizione è quella di fare meglio di un decimo posto, che ad oggi soddisfa il lavoro programmato a inizio dell'anno, ma che ovviamente abbiamo desiderio di portare avanti. Davide Soltravo, Stabia Channel, quando sarà recuperato appieno Jacopo Cernigoi, vorrà ritrovare un modulo con due attaccanti come fatto all'inizio stagione? Cernigoi è la punta che in realtà noi aspettiamo già da qualche settimana, per non dire da qualche mese, che dovrebbe essere un valore ulteriormente all'interno di questo gruppo di ragazzi fantastici, che dovrebbe alzare il livello non solo numericamente ma proprio di valore assoluto, ma lo stiamo aspettando, e quindi appena sarà in grado di poter far parte a 360 gradi della nostra squadra sarà preso in considerazione e ci aspettiamo molto da lui. Allo stato attuale siamo questi e dobbiamo fare quello che possiamo, il meglio, perché comunque è una squadra che ha dimostrato di potersela giocare con tutte. Quindi Cernigoi è sicuramente un valore di questa squadra, ma che ad oggi è stato inespresso. Quindi aspettiamo il suo rientro, sperando che ci possa dare una mano. Raffaele Izzo, Corriere dello Sport, Giuseppe Amato e il resto del calcio. Ghinazzi, la scelta per portarla alla Juve Stabia ha sempre speso valori importanti per lei. Si sentirà più solo professionalmente parlando dopo il suo addio, e che rapporto ha con il nuovo direttore Favore? Beh, intanto lo ringrazio, ma l'ho già fatto non solo in conferenza ma anche personalmente, della sua scelta e quindi anche di quanta fiducia ha avuto nel sottoscritto. Personalmente non mi sento più solo, ma è evidente che è un lavoro che è terminato a metà, nel senso che per mia fortuna io continuo, ma in assenza di una persona che con me ha condiviso e stavamo programmando anche, diciamo, la fase conclusiva di queste operazioni di mercato, per cercare appunto di trovare quei miglioramenti che nel girone di andata o nelle prime 18 partite si potessero migliorare, e quindi l'occhio era già rivolto al futuro immediato, non al futuro prossimo, e quindi da questo punto di vista mi sento un po' solo, perché ovviamente il rapporto con Pavone è stato esclusivamente un rapporto da calciatore a direttore sportivo. Quando lui fa il direttore sportivo a Foggia, io il calciatore. Lavorativamente non lo conosco, non ci ho mai lavorato insieme, anche, diciamo, fuori dal campo lo rivedo a distanza di anni, quindi ci dovrà essere innanzitutto prima una sorta di confronto, perché per certi versi con Ghinazzi la linea era stata già un po' definita. Allo stato attuale dovremmo in qualche maniera ricominciare, ma il valore di Pavone ovviamente è riconosciuto, almeno fino a quando è riuscito ad essere efficace. Noi dobbiamo guardare avanti, noi dobbiamo pensare al di là di quello che è successo, che è una cosa che molto mi dispiace e spero che non coinvolga più di tanto i ragazzi, che possano essere rassicurati dagli obiettivi che rimangono tali, al di là degli affetti personali. Noi dobbiamo guardare avanti. Abbiamo un compito da portare a termine, quindi spero che la squadra da questo punto di vista non abbia preso questo allontanamento del direttore sportivo, anche se per motivi personali, come un qualcosa che possa pregiudicare il lavoro che ci aspetta. Quindi un benvenuto a Pavone, un arrivederci e un ringraziamento a Filippo Ghinazzi per il suo lavoro, perché ad oggi, mi sento di dirlo, l'obiettivo che ci eravamo prefissati è stato rispettato, abbiamo dignitosamente onorato questa maglia, abbiamo onoratamente
mantenuto un livello di prestazioni alto, anche non raggiungendo sempre gli obiettivi e i risultati che avremmo meritato e voluto, però ad oggi siamo nei playoff e con lui il raggiungimento dell'obiettivo era esattamente questo. Francesco Maresca, spot dei Porto Magazine, vista del match di domenica, le sensazioni sono positive, che aria si respira in squadra in attesa della sfida con la capolista Ternana. Per quanto riguarda il mercato, poi approfittiamo di questa finestra concessaci per chiedere di questa improvvisa decisione del direttore Chinassi e se tale scelta mette in qualche modo a repentaglio il futuro del mercato, visto che negli ultimi 15 giorni non ci sono stati movimenti in entrata e nei prossimi 15 bisognerà operare con nuove figure per un mercato in sintonia in base anche alle sue richieste e necessità. Allora, l'aria che si respira quando devi incontrare la capolista ovviamente è un'aria di tensione ma positiva, perché è giusto che ci sia, ci vuole essere il confronto, è bello confrontarsi con chi sta sopra di te ed è giusto che si avverta questo stimolo, che però a noi, come ripeto già da sempre, non deve partire dagli avversari, ovviamente è un qualcosa in più, ma noi lo dobbiamo avere sempre questo stimolo contro chiunque noi giochiamo. Detto questo, la finestra di mercato è un aspetto che, come ho spiegato già ai ragazzi, deve essere gestito bene, bene perché ci sono tante voci, alcune vere, alcune finte, alcune dirette, alcune indirette, alcune che possono addirittura anche seminare un pochettino di zizzagna, lasciatemi passare il termine, o destabilizzare un'armonia presunta o vera. Quindi la capacità dei giocatori è di essere, se è possibile, impermeabile, indifferente rispetto a certe voci che li arrivano, che leggono, che ascoltano, e demandare un compito ai loro procuratori, che ovviamente sapranno fare bene la loro parte. E per quello che riguarda questa squadra, ovviamente va solo migliorata, non è una squadra che deve essere smantellata, è una squadra che ha bisogno di gente che porti dei valori assoluti, certificati, certi, per migliorarla. Di solito nel mercato di gennaio non è semplicissimo trovare il giusto, a meno che tu non abbia la possibilità o la voglia di spendere determinati soldi, ma credo che in questo momento chi ha i giocatori forti se li tiene, e quelli che potrebbero, anche magari pizzicando da categorie superiori, non te li danno perché vogliono, hanno degli stipendi troppo alti per la nostra disponibilità. Quindi se ci sono dei giocatori che fanno al caso nostro, al di là se sono anziani o giovani, perché a me non spaventa assolutamente giocare con i giovani, ne abbiamo alcuni in campo, in squadra, ed è un problema che non mi sono mai posto. L'importante è che abbiano le qualità per stare nella Juve Stabia, nella mia squadra, e siano soprattutto pronti per affrontare un girone di ritorno che ci deve vedere protagonisti, come nel girone di andata, con l'ambizione però di poter gestire una piazza e di sopportare certe richieste che piazze come queste ti possono dare. Quindi da questo punto di vista non faremo degli acquisti, almeno dal mio punto di vista, che possono essere delle prove o dei rincalzi, ma assolutamente dei giocatori che servano all'effettiva volontà del tecnico in primis, ma soprattutto all'effettiva integrazione all'interno di un gruppo che per certi versi è già collaudato. Grazie, mister. Prego.